Ciao readers, voglio raccontarvi quali libri ho letto a gennaio e come sono andate le mie letture tra collaborazioni, libri che ho acquistato e anche audiolibri. Prima di cominciare voglio invitarvi a seguirmi anche sul mio profilo Instagram perché lì ogni giorno vi propongo dei consigli di lettura, di ascolto di audiolibri e tante altre curiosità. Il primo libro di cui vi parlo oggi è Circe di Madeleine Miller, pubblicato da Marsilio nell'edizione economica universale Feltrinelli. Se mi conoscete e se mi seguite, sapete che l'incontro con questa autrice, per quanto mi riguarda, non è stato dei più felici. Infatti, ho letto prima La canzone di Achille, che è anche il primo romanzo di questa autrice. Avevo sentito parlare benissimo di questo libro, avevo letto molte recensioni positive e infatti questo libro, tra l'altro, vinse anche diversi premi e è diventato praticamente un best-seller. Posso risultare anche impopolare nell'esprimere questo mio giudizio, però si sa, la lettura è sempre un'esperienza molto soggettiva, dipende dai gusti personali, ma anche probabilmente dal momento in cui incontriamo un libro o un autore o un'autrice. Non mi aveva convinto particolarmente questa storia e tuttavia rimane sicuramente una buonissima lettura che so potrà piacere a molte e a molti di voi. Nonostante questo, ho voluto dare una seconda chance a Madeleine Miller e infatti poi ho letto Circe, e di cui anche avevo sentito molte recensioni positive, però volevo farmi un'idea personale. E devo dire che mi è piaciuto molto di più questo libro. Ho trovato, rispetto anche alla canzone di Achille, la narrazione più equilibrata. Tra l'altro, se volete approfondire i motivi per cui la canzone di Achille non mi ha convinto tanto, trovate la recensione senza spoiler, ma diciamo che la storia è anche abbastanza conosciuta sul mio sito, quindi lì trovate anche molte altre recensioni. Circe di Madeleine Miller è stato pubblicato nel 2018 in Inghilterra e negli Stati Uniti. Ha scalato le classifiche dei libri più venduti del New York Times e anche del Sunday Times ed è stato libro dell'anno di numerose riviste letterarie americane. Madeleine Miller ci offre un volto diverso di Circe rispetto a quello che comunemente abbiamo conosciuto tra le pagine meravigliose dell'Odissea. Conosciamo la sua storia dalla sua nascita e viviamo con lei un rapporto molto difficile all'interno della sua famiglia. Circe è una bambina non amata dai propri genitori e vive anche un rapporto molto difficile con le proprie sorelle e i fratelli. Nel momento in cui Circe scopre di avere dei poteri, viene esiliata sull'isola di Ea e inizia un percorso per lei di profonda solitudine, ma anche di maturazione interiore. Conosciamo le sue debolezze, le sfumature della sua personalità, una dea che viene dall'autrice fortemente umanizzata, una donna che sogna l'amore, ma che purtroppo vive anche dei soprusi e delle violenze da parte di pirati che approdano alla sua isola in cerca di ospitalità. Una storia che ho apprezzato moltissimo, che ho trovato estremamente equilibrata nella narrazione. Ho assegnato questa lettura 4 stelline su 5 perché l'ho davvero apprezzata e non solo mi ha fatto cambiare idea riguardo alla scrittura di Madeleine Miller, ma mi ha fatto apprezzare ancora di più il genere del cosiddetto retelling mitologico. Ho scoperto che il coraggio non è questione di età, ma di fedeltà dello spirito. Madeleine Miller, Circe. Il digiunatore di Enzo Fileno Carabba, pubblicato da Ponte alle Grazie, è un'uscita del mese di gennaio che ho avuto il grande piacere di leggere in anteprima e recensirlo per voi, quindi trovate la mia recensione, oltre che sul sito, anche su Instagram. È la storia di Giovanni Succi, il famosissimo digiunatore di Cesenatico che visse alla fine dell'Ottocento. Una figura particolarmente suggestiva, a metà tra il saltimbanco
Blanco e un profeta che incantò il mondo di fine 800. E attraverso questo libro ho conosciuto uno spaccato della nostra storia e soprattutto non sapevo dell'esistenza di questi personaggi cosiddetti digiunatori che arrivavano ad essere delle vere e proprie star. A noi può sembrare una figura particolarmente lontana perché a livello culturale siamo molto distanti ormai da quel mondo. Tuttavia, allora erano dei personaggi particolarmente seguiti da scienziati e anche dalla stampa. Enzo Fileno Carabba ci propone non tanto una biografia, ma va molto al di là, sfociando in una storia romanzata tinta di realismo magico. Enzo Fileno Carabba ci racconta la storia di questo personaggio particolarmente ammaliante attraverso uno sguardo capace di stupirsi. Restituisce al lettore questa capacità di leggere e conoscere la sua storia attraverso la meraviglia, la stessa con cui Giovanni Succi guardava il mondo, un personaggio che aveva una profonda fiducia negli altri, una storia affascinante che ha del fantastico e che mi ha fatto imparare moltissimo riguardo non solo a questi personaggi di cui non conoscevo l'esistenza, ma anche mi ha fatto capire molto riguardo a quest'epoca storica. Un libro che ci offre moltissimi collegamenti anche con altri personaggi conosciuti. Pensate solamente che la figura di Giovanni Succi ispirò Franz Kafka nel suo racconto Un artista del digiuno, pubblicato nel 1922. A questo libro ho assegnato 3,5 stelline su 5. Non gli ho dato 4 stelline, ma semplicemente perché in alcuni punti, secondo me, l'autore poteva essere maggiormente sintetico. Ma si tratta di avere un'impressione personale che non mi ha assolutamente guastato la lettura, anzi l'ho apprezzata moltissimo, penso che sia veramente un buon libro e soprattutto una storia molto affascinante da conoscere e che vi aprirà tanti altri piccoli universi. La creazione istantanea di migliaia di esperti privi di esperienza è uno dei miracoli del mondo moderno. Quello che riguarda un solo corpo di una sola donna nel mondo riguarda tutte le donne. Jennifer Guerra, Il corpo elettrico, il desiderio nel femminismo che verrà. Un saggio che ho trovato illuminante, estremamente attuale e che consiglio davvero di leggere. Io ho ascoltato l'audiolibro su Audible, ma l'ho apprezzato talmente tanto che ho acquistato anche il libro per tenerlo sempre con me e ogni tanto andare a rileggere alcuni passaggi che ho trovato particolarmente interessanti. Jennifer Guerra traccia un excursus del femminismo dalle sue origini, passando attraverso gli anni 60 fino ai giorni nostri, riprendendo dei concetti appartenenti alla terminologia femminista, li ricontestualizza nel nostro contemporaneo. Parte dalla concezione del corpo della donna come terreno politico, terreno simbolico sul quale si gioca la nostra rivoluzione. Il corpo della donna, il corpo elettrico, come viene definito da Walt Whitman in Foglie d'erba, un corpo desiderante, straripante, un corpo che però viene anche assoggettato a un'autorità. Pensiamo ad esempio al corpo della donna che viene esposto nelle pubblicità, nei social, il corpo che viene giudicato, che viene schernito, che viene anche regolamentato. Dall'autocoscienza del corpo femminile fino ai gender studies contemporanei, Jennifer Guerra ci parla anche di sorellanza, ci parla di educazione sessuale e pone al centro del suo discorso il corpo della donna come soggetto da cui ripartire, ciò che nessuno potrà mai toglierci. È un saggio che non definirei solamente femminista, in realtà è un libro che offre delle riflessioni non solo per noi donne, e che racconta molto dell'universo femminile e
soprattutto riportato nella nostra contemporaneità, nella nostra società così complessa. È un libro e un audiolibro che vi consiglio e al quale ho dato 5 stelline su 5. Tra i vari saggi che ho letto su questa tematica è quello che per il momento ho apprezzato di più e ho trovato più completo e che mi ha soddisfatto maggiormente. Dalla casa editrice Atlante Libri ho ricevuto Il grande amore della tua vita sei tu di Florence Given, che è un'artista e scrittrice britannica nominata nel 2019 influencer dell'anno da Cosmopolitan. È una personalità molto seguita e conosciuta soprattutto sui social, molto originale e non ha paura di dire ciò che pensa senza, come si dice, peli sulla lingua. In questo suo primo libro Florence Given tratta i temi dell'identità di genere, della sessualità e del razzismo partendo dalla sua esperienza personale. Il libro è anche bellissimo a livello grafico perché è arricchito da alcuni dei suoi disegni con anche alcune scritte motivazionali e in pieno stile Florence Given, quindi ispirato molto agli anni 70. Secondo me è bellissimo. E lei è Florence Given. Il grande amore della tua vita sei tu di Florence Given ho assegnato 4 stelline su 5. Prima di tutto perché queste tematiche mi interessano moltissimo e mi ha dato la possibilità di approfondirle in modo del tutto originale. Ho apprezzato molto la sua personalità come scrittrice, l'ho trovato anche divertente, anche se allo stesso tempo mi ha fatto riflettere moltissimo. Per cui sì, 4 stelline su 5 se lo merita. Passiamo ora al quinto libro che ho letto a gennaio, si tratta dell'ultima lettura che ho fatto in questo mese, Confusione di Elizabeth Jane Howard, che è il terzo volume della saga famosissima ormai dei Casalè. Siamo in Inghilterra a cavallo tra le due guerre e Elizabeth Jane Howard ci fa entrare in punta di piedi nella vita di questa famiglia della medio borghesia. Conosciamo poco a poco i vari componenti di questa famiglia, le loro debolezze, le loro paure, ma anche i loro segreti. I primi due volumi sono particolarmente introduttivi perché ci fanno veramente entrare a poco e anche con un po' di lentezza, se devo dire, nella storia di questa famiglia. E ne ho parlato anche in altri video. I primi due volumi li ho trovati un po' lenti, infatti ammetto in alcuni momenti di essermi un po' arenata sulla lettura, anche se Elizabeth Jane Howard è una scrittrice a mio avviso impeccabile, ma in questo terzo volume c'è stata proprio la svolta della storia, ci sono stati più colpi di scena e quindi mi è piaciuto di più, mi ha intrattenuta maggiormente e soprattutto la storia dei personaggi ha iniziato a coinvolgermi veramente e ho iniziato anche ad apprezzare maggiormente la scrittura di questa autrice. Mancano ancora 2 volumi, ma posso già espormi dicendovi che è una saga molto interessante e che sicuramente vi consiglio se avrete la pazienza di entrare a poco in punta di piedi nella vita della famiglia dei Casalè. Queste sono state le mie letture del mese di gennaio. Fatemi sapere se alcuni di questi libri li avete letti anche voi o se vi ispirano. Lasciatemi qui i vostri commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.